Sai che c'è? Per diventare bravi a fare qualcosa, no, non mi rivolgo a te, non è che penso che tu sia la persona in questione, sto solo condividendo la mia scoperta personale. Quando vuoi diventare bravo a fare qualcosa, non basta che diventi bravo, cioè nel mio caso il riuscire piano piano a scoprire i passi, il metodo, la tecnica con la quale fare qualcosa, ma soprattutto poi tenere alto lo standard nel produrre questa cosa, perché quello che mi succede tipicamente è che imparo benissimo a fare la cosa che voglio fare, la faccio bene una, due, tre volte e poi dico vabbè, questa cosa la so fare, e quindi poi divento sloppy, superficiale nella preparazione, nell'organizzazione, e la cosa quindi non viene più speciale, bella, fantastica, eccetera, così come avevo imparato. Quindi la presunzione, la pigrizia, l'approssimazione, la eccessiva self-confidence nel dire l'ho imparato, mi traggono in inganno, perché per imparare veramente bene 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 una cosa e ottenere dei risultati spettacolari che fanno la differenza, mi rendo conto ogni giorno di più che non è sufficiente imparare, fare e poi rilassarsi, ma è proprio quando hai imparato e lo sai fare bene che devi mettere l'extra impegno per tenere alti gli standard e continuare a essere ligio, preciso, attento ai dettagli, così come quando eri così affamato di conoscenza e hai scoperto queste cose la prima volta. Questa è la sfida.